e dove pacchi di riviste, e partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice. Croton Vlog, il nostro esperimento web visivo e televisivo per Calabria 1 al numero 116 del Digitale Terrestre. Nostro ospite, questa volta musicale, Marco Martino, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito che mi avete fatto. Come sempre un piacere, quando mi chiami sono sempre disponibile per te. Cantante dei Suprema, quest'anno attività da solista. Da solista, sì. Hai presentato il brano Duty Free. Sì. Liberi dal dazio. Sì, liberi dal dazio, visto che siamo sotto campagna elettorale, possiamo dirlo, quindi il brano è un brano che parla appunto di esentasse, quindi di non pagare troppe tasse, è un brano che parla appunto della libertà e soprattutto del modo di vivere adesso, soprattutto di noi giovani qui al sud della Calabria. Devo dire la verità che è un brano che sta andando molto bene e lo sai perché ci siamo già incontrati per parlare del video soprattutto che è stato girato qui a Crotone, sul corso di Crotone, e questo mi ha portato molto fortuna, devo dire la verità. E siamo riusciti a portare anche il brano a Casa Sanremo, grazie anche a una trasmissione televisiva, poi la canzone è stata premiata e quindi l'ho portata a Casa Sanremo come rappresentante delle nuove proposte calabresi. Quindi andiamo con ordine. Sì, Marco Martino è di Ciro Marina. Allora, io sono di Ciro Marina e ho iniziato con un gruppo musicale, quale i Suprema, dove in questi anni abbiamo suonato in giro per i locali e per le piazze della provincia di Crotone, non solo della Calabria. Siamo andati anche fuori, per dire la verità. E poi ho deciso un po' di staccare dall'idea di gruppo musicale e partire la carriera solista, diciamo, così. Posato con una crotonese. Perché so che Crotone ti piace molto. Sì, ci sto bene, Crotone, sì, poi c'è bella gente, quindi sì, si sta bene. Ti verremo quest'estate a farti il bagno a Capocolonna piuttosto che... Sì, vengo spesso a Capocolonna. Ti piace Capocolonna? Sì, di domenica. Appena c'è un po' di tempo vengo spesso. Domenica è dedicata a Capocolonna. A Capocolonna, sì. Senti Marco, il Duty Free su YouTube come sta andando? Sì, diciamo che è stato il riscontro, è andato molto bene. E questo anche sta andando bene, quindi mi ha dato anche la possibilità appunto di andare oltre varie trasmissioni televisive, giornali. Quindi devo dire la verità, una grande soddisfazione. Anche grazie, voglio ringraziarli, agli autori Nico Cali e Ross Pancrazzi e il direttore musicale Max Mungari, appunto crotonese doc. Quindi I grande Suprema, Max. Che stile musicale hanno? Allora, i Suprema hanno uno stile musicale pop rock, che diciamo che con Duty Free un po' l'abbiamo messi da parte perché ho fatto più un country pop. Quindi infatti il cambiamento con la canzone solista, da solista ho voluto anche cambiare un po' il genere che avevo portato avanti. Però non li hai abbandonati questi compagni di viaggio? No, ancora adesso quando c'è qualche serata andiamo ancora insieme. Io ricordo che qualcuno di loro, sì. Hai iniziato l'attività da solista perché ognuno di loro aveva degli impegni personali. Ora diciamo che la situazione è un po' più stabile, penso che a presto riprenderemo di nuovo con i Suprema a fare musica, sì, a girare in giro per i locali. Come stanno? Speriamo bene. Quest'anno è andata abbastanza bene, questi mesi qui. L'estate come si prospetta? Ma, devo dire la verità, stiamo lavorando per quest'estate. Abbiamo già qualche appuntamento che non sto a svelartelo subito così. Ti dico che stiamo lavorando per un nuovo brano che la prossima settimana entrerò in studio sempre da Max Mungari per lavorare. Ti dirò il titolo Agosto. Ah,
Quindi è sempre scritto da Eros Pancrazia e Nico Cali con l'arrangiamento appunto di Max Mungari. Il La sentiremo brano, da giugno allora. sì, da giugno con un video musicale sempre accompagnato. Girato questa volta dove? Allora, l'idea del video è girare in varie spiagge della Calabria, non puntare su un'unica città come ho fatto con Crotone, ma passare da Cilo Marino a Crotone, arrivare fino a Tropea, Quindi un bel viaggio. Catanzaro, Soverato e Reggio, il lungomare di Reggio. Quindi fare, diciamo, un video a tappe, perché la canzone è una ballata estiva. Che parla di una storia d'amore che inizia la prima settimana d'agosto, E poi finisce poi quando? finisce verso il 20 agosto, quindi E è quindi una storia d'amore molto breve, come tutte le storie d'amore del resto. Quindi. per questo video porterai in giro per la Calabria anche tuo cugino, che so Sì, che quello sarà ti sempre segue lui. È sempre. lui che gestisce Ferdinando Alfì, lo ricordiamo, è lui che gestisce la pagina web di Facebook, che prende appuntamento appunto con le radio e con le TV private, quelle calabresi, per il momento. Speriamo E quindi magari. gli donerai anche un bagno in quel di Tropea. Senti Sì, questa volta sì. E lo dovrò Marco, fare. parliamo un attimo Magari di un un selfie sott'acqua questa selfie sott'acqua. volta. Vi presto la GoPro con l'aggeggio per andare sott'acqua. Parliamo un attimo di duty free. Cosa significa essere liberi dal dazio? La vita impone tanti dazi. Sì, Nella tua canzone? allora in pratica il senso Eros l'ha voluto specificare in questo modo. Si dice che ognuno di noi ha la libertà, ma nel mondo d'oggi, secondo lui, come secondo me, libertà ne abbiamo poca, perché siamo sempre legati a qualcosa. Scommetto che non esci di casa senza il cellulare, Eh senza lo beh, smartphone, vedi? Quindi sei legato allo mi capita smartphone. qualcuno No, famoso, ecco, come vedi? faccio senza selfie? Quindi non sei libero. Poi diciamo la verità, l'Italia paghiamo anche molte tasse, quindi anche questo duty free, appunto, lui l'ha preso, lo ripeto, il titolo dal duty free dell'aeroporto, dove non si paga appunto il dazio. Quindi All'aeroporto c'è il negozio duty free dove non si pagano tasse, quindi il titolo appunto deriva da un viaggio da lì e poi ha portato avanti questo progetto e queste idee, diciamo. Avremo questo brano agosto. Agosto, sì. Invece scriverai di tuo pugno qualche Ma canzone. diciamo questa qui, stiamo collaborando insieme su questa qui. Invece un brano interamente scritto da Marco Non Martini? ho il tempo, e questo è Non è il problema. il Non ho il lavoro. lavoro perché faccio anche un lavoro di ufficio, quindi mi occupa dalla mattina alle 9 fino alle 8 di sera. Sarebbe un po' difficile. Poi la sera quando chiudo c'è la musica, quindi è un po' impegnativa la cosa. Non ho molto questo tempo. Marco, parliamo dell'esperienza a Casa Sanremo. So che sei stato lì, Sì. quindi immagino con chi tu sia andato. Beh, sono andato con mio cugino, come tu ben sai, Ferdinando Alfì è sempre con noi. E ti sei Quindi fatto la passeggiata con lui abbiamo fatto assieme? la passeggiata e il selfie davanti all'Ariston, naturalmente. Quindi ormai E qualcuno vi ha il scritto selfie del video ha fatto complimenti. anche successo, devo dire la verità, ha avuto successo. E niente, Casa Sanremo è stata una bellissima esperienza. Poi arrivare lì e incontrare appunto tutti quei grandi artisti. Poi è una settimana veramente piena di musica, si vive la musica in tutti gli effetti, in tutti gli angoli. E poi ho notato anche una cosa, che ci sono molti calabresi anche che collaborano lì a Sanremo. È una cosa che non mi aspettavo. Abbiamo Michela Affidato appunto, che è all'apice appunto di questa organizzazione. Posso dire, veramente l'ho visto con i miei occhi, è il numero uno. Ci sono anche vari calabresi per quanto riguarda la gastronomia. E beh, siamo, credo, Sì, i numeri appunto, uno. sì. Era una cosa che non sapevo, perché magari chi non va lì, non vede con i suoi Non occhi, lo sa. non lo sa appunto. E invece c'è molta attività di noi calabresi lì a Sanremo. E questa è stata una bella Diciamo soddisfazione, che hai diciamo. rappresentato i Ho calabresi. rappresentato i giovani calabresi, i giovani artisti calabresi lì a Casa Sanremo, e essere lì, devo dire la verità, È stato è stato molto emozionante. emozionante, è veramente una bella E esperienza, noi ti sì. abbiamo visto sui social. Sì. Grazie Ha sempre sempre a mio al cugino, tuo ufficio stampa. sì. Altri appuntamenti, Marco? Allora, domani ho un
presentazione di... devo fare il presentatore domani. Domani sei domani in veste di presentatore. Cosa per, presenti? Per una sfilata di moda. Una sfilata Cordone di moda o a Ciro Marina. A Ciro Marina. No, a Ciro Marina, un volto per le fotomodelle. Quindi sarai sì. circondato da ragazzi. Da belle ragazze. E tua sì. moglie ti viene a controllare? Sì, naturalmente, viene. È gelosa? No. Non perché, è gelosa? No. Alla fine è questo quello che faccio, quindi è tranquilla. E poi nell'arco del mese ho vari eventi privati, diciamo, di qua e di là, matrimoni, diciamo, mi ha portato anche fortuna questo brano Duty Free, perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere anche al di fuori l'ambito del paese di Ciro Marina, come Crotone, Catanzaro, Cosenza, quindi stiamo lavorando molto privatamente come matrimoni, che era l'attività che ho sempre mantenuto, ma ora diciamo ha aumentato i numeri, abbiamo aumentato i numeri, sì. E quando vai in altre parti della Calabria ti parlano ogni tanto della favola del Crotone Calcio? Sì, il Crotone tu Calcio. Tu la stai sì, vivendo in sì, prima persona? In prima persona, sì. Infatti c'è stato l'altra volta, ho fatto un evento, abbiamo parlato appunto del Crotone, appena ho detto Crotone subito. Alla Pasquetta c'è, ho suonato in un locale dove c'era il Crotone e ho dedicato questo brano perché c'era una tavolata tutti di crotonesi, abbiamo fatto Il cielo è sempre più blu del grande Rino Gaetano e allora lì ci siamo sbizzarriti e poi appunto vivendo questo sogno sì, ma spero che sia fatto. Oramai è fatta, ce la facciamo. Sarebbe impossibile. A Ciro Marina ci sono qualche sì, a Ciro Marina, bandiere appese? A Ciro Marina ogni fine settimana. Ciro Marina sei svuotato il fine settimana. Tutti a Crotone, è vero. C'è una grande passione per questo Crotone. Beh, è anche giusto, come tempo fa mi ricordo mio padre mi raccontava del Catanzaro. Ora i miei coetanei siamo tutti al campo per tifare Crotone. Perché la realtà calabrese è rosso-blu. È rosso-blu. L'unica città della nostra regione che... E poi noi siamo molto legati alla nostra terra. Se tu ci fai caso, il calabrese, quando c'è un evento che porta il nome della Calabria fuori regione, il calabrese è molto attaccato. Perché oltre a parlarne in tutta Italia, come avrei saputo, si è parlato del Crotone anche in Europa, di questa squadra che non fa numeri, devo dire la verità, sta facendo veramente grandi numeri. Speriamo bene, dai, ce la facciamo. È 70 ormai. Punti, Marco. Ormai è fatta. Cosa vorresti? Quale squadra? Non esiste però nella storia. Io a te una volta ti ho chiesto una cosa e tu mi hai detto, tu sei pazzo. Cosa ti ho detto? Cosa mi hai chiesto? Ti ho chiesto di passare duty free tra l'intervallo del primo e del secondo. Ma io non lo posso fare. Allora facciamo un appello al nostro presidente Bren. Io non lo posso fare perché... Puoi portare avanti la proposta. Sono un semplice spettatore, non ho però ti vedo che fai l'allenamento, ecco, non sei un semplice spettatore. Allenamenti che però non portano risultati. No, tu fai l'osservatore. Ti vedo sempre in panchina con i giocatori a fare magari puoi portare avanti questa iniziativa. Magari. Chiedi? Sì, l'ho chiesto al presidente se tra l'intervallo del primo e del secondo tempo possiamo passare anche duty free. Per colorare il nostro stadio. Dei colori della nostra terra, della nostra costa. Duty free è anche un sentimento di libertà e uscire fuori i parametri della nostra casa. Quando si pensa alla libertà si pensa al mare e noi di Crotone, di Ciro Marina, di mare ne abbiamo abbastanza. Marco, chiudiamo questa nostra trasmissione vedendoci il video, ascoltando Duty Free. Ok. E spero alla prossima con Agosto. Sì, ti verrò a trovare sempre se mi inviti. Come no? Ok. Allora il prossimo video ci vediamo qui. Dai. Ci vediamo ad agosto. Con il caldo. Dicono che sarà. E festeggiamo anche il nostro Crotone. A maggio festeggeremo. E festeggeremo anche agosto. E quando ci tufferemo in acqua ci ricorderemo di Marco Martino. E se lo vedete a mare, mi raccomando, fatevi un selfie con lui. Alla prossima. Troppo tardi.
tardi oppure troppo presto, forse proprio questo è il punto. Siamo pronti a perdere trani anche se non dovevamo. C'è chi vende i suoi gioielli nei mercati di quartiere, chi li mette bene in mostra come dipinti nelle chiese. Abbiamo rotto troppi vasi e quando giocavamo in casa, adesso siamo sempre in viaggio con la valigia piena. Liberi come lunedì, il principio di un'idea, e calma piatta, alta marea. Siamo liberi come al duty free, dove può partire tutto, e basta solo essere. Piani oppure troppo vuoti i portafogli della gente, non ci sono vie di mezzo come fossimo ad un divio. Da chi ride e chi ha coraggio di cambiare la sua strada, poi riprendere il suo viaggio verso una nuova meta. Non c'è soluzione per l'inverno, puoi coprirti col maglione oppure andartene su un'isola da clima tropicale. Noi viviamo tutto come viene, la soluzione in tasca e dentro al trolley una cartina e da tenere in mano. Liberi come lunedì, il principio di un'idea, e calma piatta, alta marea. Siamo liberi come al duty free, dove può partire tutto, e basta solo essere qui. Vola via con me, tra noi ed il mare, ci saranno nuvole, le puoi guardare. Vola via con me, che è un temporale, lo vedremo esplodere ma non bagnare. Vola via con me, che tra le stelle c'è motivo di splendere e di brillare. Vola via con me, che il tempo perso non si può riprendere e utilizzare. Liberi come lunedì, il principio di un'idea, e calma piazza, alta marea. Siamo liberi come al duty free, dove può partire tutto, e basta solo essere qui.